Seppure impegnato in campagna elettorale a sostegno del suo candidato alle elezioni regionali e seppure ovviamente impegnato ad affrontare le tante tante impellenze cittadine, il sindaco di Mazara del Vallo, Nicola Cristaldi, è stato stavolta più che puntuale ed ha quindi in brevissimo tempo avanzato le sue controproposte alle richieste dei consiglieri comunali di opposizione, che prima di votare eventualmente l'aumento dell'IMU per la prima e la seconda casa hanno espressamente chiesto alcuni tagli alla spesa, soprattutto per quanto riguarda staff, consulenti, esperti, componenti, addetti vari, dirigenti ed anche sindaco, giunte e consiglieri comunali. Ebbene, il sindaco e la sua amministrazione comunale hanno così risposto. Per quanto riguarda i precari, c'è la conferma che è stato avviato il processo di stabilizzazione per quelli di categoria A e B. Per quanto riguarda le posizioni organizzative, viene proposta la riduzione del 20% a tutte le posizioni. Per quanto riguarda il nucleo di valutazione, viene proposto di ridurre il numero dei componenti oppure il loro compenso. Per quanto riguarda lo staff del sindaco, viene proposta la riduzione del 20% dei compensi di tutti, tranne che per l'addetto stampa, al quale viene applicato il contratto collettivo nazionale di categoria. Per quanto riguarda la figura del direttore generale, essa stessa viene mantenuta con la volontà comunque espressa di ridurre del 50% l'attuale contratto in vigore. Per quanto riguarda l'auto blu, ci sarebbe l'impegno ad usarla soltanto a fini istituzionali. Per quanto riguarda sindaco, giunte e consiglieri, viene proposta la riduzione del 10% dei compensi. In cambio di tutto ciò non verrebbe aumentata l'addizionale IRPEF, mentre per quest'anno 2012 in pratica verrebbe sicuramente aumentata l'IMU sia per la prima che per la seconda casa. Questa è in sintesi la controproposta del sindaco che ora sarà valutata dai consiglieri comunali di opposizione che si riuniranno domani per decidere. Da un primo sommario esame di noi poveri mortali cittadini appare chiaro che in tale controproposta ci sia davvero poco, quasi nulla. In pratica soltanto una leggera, leggerissima ritoccatina, quasi tanto per dire che comunque qualcosa si è fatto. In pratica restano gli interrogativi di sempre: la doppia figura di segretario comunale e di direttore generale, la doppia figura, uno di addetto stampa del comune ed una di portavoce del sindaco, il numero dei componenti dello staff del primo cittadino e del loro stipendio, il numero degli esperti e dei consulenti e del loro stipendio ed ancora il compenso di sindaco, giunte e consiglieri comunali e così via discorrendo. Ora la parola, come prima si diceva, passa ai consiglieri di opposizione, i quali dovranno valutare se quanto proposto dal primo cittadino mazzarese basta a giustificare l'aumento dell'IMU per la prima e la seconda casa. Un aumento dell'IMU sul quale la quasi totalità della cittadinanza mazzarese si mostra apertamente contraria, anche perché di quattrini in portafoglio le famiglie non ne hanno davvero più. Infine, l'ultimo interrogativo potrebbe riguardare l'auto blu, che verrebbe usata soltanto per fini istituzionali. Ma allora, sino a questo momento, forse è stata usata per altri fini? Ovviamente non ci si crede, ma se così fosse, e ripetiamo, non ci si può credere e non ci crediamo, ma se così fosse, non sarebbe del tutto campato in aria un qualche approfondimento in materia.